Ciao Salvatore. Ciao Elisa. Ciao Enzo. Ciao Elisa. Abbiamo qua con noi Enzo, il primo giorno che è arrivato, ha iniziato il suo digiuno e ci racconterà per il motivo per cui è qua. Ok. Da dove viene? Buonasera, mi chiamo Enzo Brancaforte, vengo da Colonia. Germania. Sono venuto qua. Alzo. Devi dire so. Quello che è. Sono venuto qua perché non voglio più essere sotto le mani dei dottori, perché non mi fido. Ho subito due operazioni in testa, diciamo, mi hanno dichiarato che c'ho un cancro in testa. Glioblastoma, ma non so come si dice bene, scusate che non parlo bene. Non è importanza. Sono molto nervoso, scusatemi. Rilassati, non è importanza, deve dire quello che hai detto a me. Comunque, nel 2014, aprile, sono andato diciamo, all'ospedale perché stavo male, mi faceva male la testa e un po' l'occhio. Mi hanno ricoverato immediatamente, mi hanno detto che c'avevo un tumore in testa e mi hanno detto che, diciamo, l'indomani mi hanno fatto tutti gli accertamenti e mi hanno detto che era da operare subito perché ma se no rischiavo di morire. E io non sapevo cosa fare, mi sono fatto operare. Poi dopo il 24 aprile nel 2014 è stata la prima operazione di 10 ore e il 28, sempre d'aprile, la seconda operazione. Insomma, ti hanno aperto la scatola cranica? Sì, mi hanno aperto la scatola cranica, hanno levato l'osso, diciamo, hanno fatto un buco rotondo per andare fino a dentro. Poi quando hanno finito me l'hanno poggiato, mi hanno richiuso. Dopo 4 giorni ho fatto la seconda operazione perché loro hanno detto che se facevano tutto insieme rimanevo o paralizzato o cieco. E allora hanno fatto il 95% la prima operazione e il 5% la seconda operazione. Perciò mi hanno riaperto, mi hanno levato il coso che non era fissato. Così mi hanno detto. Mi hanno operato per 8 ore, diciamo, finché da quando sono andato a dormire, quando mi hanno addormentato, finché non mi sono svegliato. Dopo 20 giorni, che io sono stato 20 giorni, dopo l'operazione sono stato 20 giorni sveglio completamente, non riuscivo più a dormire e mangiavo come un lupo. E se non me la vado a mangiare subito, ho levato fino il biberò a mia figlia, che mentre che si faceva il biberò, io l'ho levato e me lo sono mangiato io. Sono arrivato a quel punto là come un cane assatanato. Dopo 20 giorni d'ospedale sono uscito, dopo 3 giorni sono andato dal dottore che mi dovevano fare sta chemio, radioterapia. Io ho chiesto se c'era qualche cosa, cura alternativa. Loro hanno detto noi facciamo solo questo e se vuoi te la facciamo. Io, essendo ignorante, non sapevo niente perché io odio la televisione, odio i telefoni, odio tutto, odio le chiese, i miei figli non l'ho battezzate, amo la campagna, amo gli animali e basta. Comunque mi hanno fatto, ho accettato la chemio, ho accettato la radioterapia, la chemio era in pasticche, tutto insieme, 6 settimane di radioterapia con l'iniziazione della chemio. Una settimana sì e 3 settimane no, per un anno. E sono stato devastato. Cobaltoterapia ti hanno fatto? Io non so che cos'è la cobaltoterapia. Di solito viene inserita con la radioterapia. Poi non te lo so dire. Vabbè, non è importanza, poi cosa ti hanno detto? Poi io, ogni mese ho fatto le MRT, che loro qua si chiama risonanza magnetica. Ogni mese c'è chi mi diceva che il tumore è sparito tutto completamente. Poi io vedevo sempre sta macchia che si vedeva sulla,
la cosa che mi facevano, l'attacco che mi facevano vedere, ma io dico scusa, io vedo sempre sta macchina, dico che cos'è? No, c'è quello è il buco della prossima. Ognuno mi diceva, perché io ogni volta che andavo a fare, diciamo, quello che mi dovevano dire dopo l'MT, c'era sempre un dottore differente. Perciò certuno ha detto non sapevano dove, mi chiedevano i documenti a me quando c'eravano lì sopra. Certuni mi hanno detto, guarda, dico, mi fa male tutto. No, dice, se ce l'hai in testa tu non puoi essere che tu c'hai i dolori, e io c'ho i dolori, e lui mi dice che io c'ho i dolori, non lo so. Comunque, ho beccato due tedesche sole che mi hanno detto la verità, che mi hanno detto che noi tamponiamo, non lo leviamo, ma tamponiamo soltanto. Quindi non hanno tolto il tumore, l'hanno tamponato. Tamponato. La tedesca mi ha detto la verità. Io sono esplicita, dice, e non so, tu c'hai, mi hai detto pure che c'ha un tumore, uno dei più rari del mondo. Infatti mi hanno chiesto se potevano studiarlo, perché il mio era come un olivo, ma si era fatto però intorno come una protezione. Però sta protezione a me mi stava a far schiattare la capoccia. Almeno, scusate, ho detto la romana, però. Sì, sì, stava distruggendo sì. La calotta cranica. Sì, perché io sentivo un dolore proprio atroce, l'occhio come se volevano uscire fuori, capito come? Mi hanno operato subito, ho detto, mi hanno operato subito. Dopo l'operazione, te lo giuro, mi sentivo un'altra persona. Potevo volare, ho chiesto a mia madre, mamma, ma mi sembra che sto diventando più alto. Davvero? Ho detto, ma se... Guarda, ma non è che era un'immaginazione mia, era un'immaginazione mia, perché sono sempre stato basso e sono rimasto basso. Sarebbe piaciuto. Beh. E allora? Però dopo l'operazione stavo bene, cioè in senso c'è stata questa cosa, perché io dopo già un giorno, io già tutti non camminavo, addirittura andavo pure a guardare gli altri curati e gli altri malati, perché c'è stato pure in italiano che gli hanno operato qui dietro. In Italia l'hanno massacrato, era tutto cosa, e là almeno gliel'hanno levato al 100%, che in Italia avevano detto che doveva morire, invece là al 100%, che poi è venuto un'altra volta su e gli hanno rifatto la chemio, la cosa, e non si sa, lo sanno ammazzare un'altra volta. Gliel'avevano uno del problema, comunque gliel'è venuto un altro, come a me. Ora io dopo 2 anni, che ho fatto sempre le tacche in testa, diciamo, mi hanno detto che l'ultima tacca, che io il tumore sotto sta avvenendo o un tumore benigno o è il stesso tumore tuo o un altro tumore, comunque noi vediamo ora, vieni fra 2 mesi, ne facciamo un'altra che era il 21 di questo mese, ne facciamo un'altra e vediamo se ti dobbiamo operare o ti dobbiamo fare la chemio o ti dobbiamo fare la radioterapia un'altra volta. Io vedendo un'altra volta come sono stato in tutti questi 2 anni e mezzo, avendo tutte queste cose che mangiavano fatto, ho detto no, preferisco morire che andare un'altra volta sotto i macellai. Questo è successo. E grazie a Dio, vedendo il Movimento 5 Stelle, Eugenio Siracusa, sono arrivato a vedere i Fratelli Cosmici, ho visto, dico, questo è sicuramente un amico. Scusa un attimo. Che c'entra il Movimento 5 Stelle con Eugenio Siracusa? No, perché vedevo Eugenio Siracusa, però non mi è andato mai, diciamo, qualche amico suo come lei, che c'è il... Invece il Movimento 5 Stelle sotto, tu mi vado a vedere, cioè vedere i video del Movimento 5 Stelle, vado a vedere la foto sua, ah. Capito come? Ah, no, c'entra lui con no, il no, Movimento? No, 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 ah, vedo la foto sua. Okay. Dei Fratelli Cosmici, cioè come ho seguito tanto Eugenio Siracusa, ma lui, cioè lui e altre persone non... Sì, era un video a parte. Era questo. Solo lui, diciamo, okay, sì, questo era un video sì. A parte, che io sono felice per l'Italia che se sale sul Movimento 5 Stelle, così ritorniamo un po' tutti dall'estero, che siamo trattati male, mangiamo male, si vive male, e c'è un tempo, se comincio a parlare male io dopo non mi smetto più. C'è un tempo che è sempre cupo, ti uccino, si sa quante cose, scie chimiche passano, che se ci sta un po' di sole lo distruggono. Subito. Distruggono subito. Io abito sotto la Bayer, lì dove abito io sono morte 3 persone,
con lo stesso problema mio, la stessa casa mia, io abitavo qua, la signora sotto, un'altra signora qua, un'altra signora là, e quest'altra ancora è viva, ancora però se la vedi mo è ridotta in carne e ossa, forse stanno a morire pure lei, speriamo di non gli altri. Allora, dimmi, com'è che sei venuto qua tu? Perché? Perché non credo più. No, non credo. Tu com'è che mi hai conosciuto? Sui video. Sui video, su YouTube. Tu hai visto i miei video? Ho visto, sono un mese che vedo sui video. Ho cercato di fare quello che dice lei e sono migliorato, diciamo, molto. Perché prima camminavo male, c'avevo tanti dolori alle braccia, qui sotto. Adesso questi dolori sono spariti completamente. Facendo cibi di transito, quello che diciamo, mi lavo solo col limone, mi lavo i denti col limone, tutto, comunque tante cose sono sparite. L'uva, l'estrattore dell'uva, mentre facevo la pipì ho visto pure una cosa nera che cascava, perché io non potevo più fare la pipì, perché facevo la pipì, mi sforzavo, mi soccombiavo diciamo, un po' dentro e poi sparavo proprio. Meno male che un po' mi scena, se no penso che scattavo, capito? Facendo queste cose qua io adesso faccio la pipì veramente normale, ogni tanto mi brucia, perché mi brucia diciamo di lati, ma poco. Quindi a confronto prima che non potevo neanche più fare la pipì, poi sono stato pure all'ospedale, sono andato a finire, mi hanno messo il catetere, dopo 7-8 mesi sono arrivato fino all'ospedale che mi hanno messo il catetere, mi hanno fatto un sacco di medicina un'altra volta, perciò io non so che cosa mi hanno dato. Poi io sono tedesco, io non parlo neanche il tedesco, a me io disgraziatamente non parlavo il tedesco, sono dovuto portare sempre persone che capivano appena appena quello che dicevano il dottore e traducevano a me, perciò io quello che ti dico, non manco so se è vero o se mi hanno tradotto bene, perché io alla fine non sapevo neanche che cosa c'ho ancora, capito come? Ora se tu vai a vedere glioblastoma, io non so che significa, non so e che allora cos'è. Alla, stringiamo, alla fin dei conti, cosa è successo? Che tu sei, vedendo i miei video, sei voluto venire qua. Perché? Sono voluto venire qua perché vedendo i suoi video sono migliorato e ho capito che c'era una salvezza, ma la salvezza è lei. No, io non so. No, no, per me, nel mio pensiero, io mi sono chiesto, scusa se vado ai dottori questi mi ammazzano un'altra volta, ho visto i suoi video, ho visto le persone che lei ha curato, ho detto allora c'è un altro modo forse di essere curato, un'alternativa, io ho preferito questa alternativa, non mi interessa quello che non può succedere, lo accetto volentieri, perché l'importante è che io se me ne devo andare tranquillo. E tranquillo devo far stare bene a mia famiglia, io ho 3 bambine, ho mia moglie, ho mia madre, mio padre, miei fratelli, mie sorelle, che almeno stassero tranquilli pure loro, perché tanto hanno visto che io sono stato solo male e basta, non sono stato bene dopo l'operazione. Beh, vedi, cioè tu sei venuto qua con la speranza che con questa terapia che già tu non solo a vedere i miei video e fare qualche cosa che io parlavo lì nei miei video, ti sei trovato molto meglio fisicamente. Ora il problema sta in questo. Io l'ho sempre detto, io non sono medico e non posso prendermi nessuna responsabilità delle malattie di cui i medici hanno messo le mani sopra, specialmente quando fanno chemio, radioterapia o combattoterapia. Uccidono l'individuo dal di dentro, perché sono tutte radiazioni. I primi ad essere assassinati sono stati gli assassini che hanno creato la radioterapia, i coniugi Curia, che sono molti dannati dal radium. Quindi queste tecniche, tutte queste cose, portano per anni le persone a soffrire maledettamente, anche perché un'operazione non te l'hanno potuta fare, cioè te l'hanno fatta e poi ti hanno richiuso, poi ti hanno riaperto di nuovo per farti una seconda. Tu sai quanto costa un'operazione allo Stato, a noi,
di queste signore che ti operano, costano migliaia e migliaia di euro. Quindi a loro conviene sempre operare, conviene sempre tenere la persona in sospensione di vita, mai curarla, mai guarirla. Io non so se sono capace di curare o di guarire. Come ti ho detto, non sono un medico, ma io so che diverse volte su di me è stata applicata la legge del taglione. Prima mi hanno dichiarato morto in un mese, io sono vivo e loro sono morte. Poi mi hanno massacrato, aperto la scatola cranica, non come te con la medicina, con un mazzato che mi hanno dato in testa, l'hanno aperta, 25 punti mi hanno dato, poi c'erano tre ematomi dentro, sono sparito con le tecniche naturali, con l'argilla che contiene, radium pure al 100%, senza sofferenze, senza dolori, senza spendere una lira, senza andare in queste grandi hotel del lasciato ogni speranza voi che entrate. Abbiamo qua l'esempio che è la sua seconda applicazione di oggi di argilla in testa, che sono queste le applicazioni di argilla. Esattamente, quello che vedete ad Enzo in testa c'è l'argilla, l'argilla che contiene il radium e che dovrebbe, diciamo, come ha fatto con me, assorbire i tre ematomi che avevo, di assorbire questo piccolo tumoroncolo di merda. Speriamo che se ci riesce, tutto sta a lui, perché la vita sua, lui si è creato questa situazione e lui la deve gestire. Io gli posso dare solo informazione e aiuti perché non riesce a fare da solo. Quindi lui è venuto qua sotto sua responsabilità, si applica l'argilla, si fa aiutare da un assistente e io controllo e gli parlo. E gli dico le cose come stanno, come vanno, gli do un po' di assistenza a livello psichico, fisico, tutto lì. Cioè, non sono io che curo, o è la medicina che è naturale che cura, è lui che vuole vivere attraverso queste tecniche naturali, può vivere tranquillamente, perché lui è Dio, noi siamo Dio tutti quanti, se vogliamo viviamo, se non vogliamo moriamo. Hai posto l'ardua sentenza di Enzo. Va bene così? Sì, volevo solo aggiungere una cosa, che perché hai creato questo tumore nel tuo cervello, se è nato quando tu già abitavi sopra la Bayer in Germania? Io, guarda, sono... Che altre persone si sono ammalate? Sono andato in Germania nel 2013 di febbraio, diciamo il primo di febbraio già stavo... diciamo pure prima, a gennaio, alla fine di gennaio, prima di febbraio. Sono stato un anno e tre mesi e mi hanno dichiarato morto. Perciò io in Italia non ho avuto neanche la febbre. Ecco. Neanche la febbre, sono stato, diciamo, ho fatto una vitaccia, però io stavo sempre bene. Sono arrivato là un anno e tre mesi, la vitaccia non ho fatto più. Ho fatto la persona seria, cioè, lavoravo, cose, e sono al momento dichiarato morto. E abitavi sopra questa industria? Abito vicino alla Bayer, vicino alla... abito vicino alla Ford, una delle più grandi case della Ford, abito lì vicino, c'è stata un'altra fabbrica enorme che ha tre cose che sputano fuoco dalla mattina alla sera, non lo so che cosa fanno, che là in Germania è piena di fabbriche. E il sole lo vedi? Il sole non si vede mai, quando si vede cominciano, già passano tutti i giorni gli aerei con le scie chimiche, che io un giorno gli ho detto a un tedesco, gli ho detto, ma perché, cos'è quelle cose che buttano? Io già lo sapevo. Lui mi ha detto, no, è acqua perché qua non piove più, in Germania non piove più, che c'è sempre la neve. Gliel'hanno raccontata bene. Sì. Era un vecchietto, io pensavo che i vecchietti erano un po' più svegli, diciamo, di quelli come noi. E comunque in Germania almeno io ho vissuto questi 4 anni, 5 anni di inferno, quando che sono in Germania l'ho passato di inferno. Bene. E non ci voglio neanche più tornare. Bene. Per tutte saputelle, gli intellettuali, tutti i medici e primari e luminari della scienza, non dico niente. Dico, questo ragazzo
perché è ancora giovanissimo, è stato martirizzato e massacrato dalla vostra scienza. Come volevate massacrare me, non ci siete riusciti perché non mi sono fatto mettere le mani addosso da voi. Voi mi avete dichiarato morto e io dopo 2 mesi e mezzo, senza mangiare, senza bere, senza parlare, in uno stato di trance mentale, psichica, sono ritornato. Non mi avete dato sangue perché ero dissanguato, non mi avete dato medicine o antibiotici perché ero tutto tagliato a pezzi, mi avevano massacrato. Eppure io sono qua. Significa che la scienza medica dovrebbe rivedere un po' di tante cose. E o almeno avere la umiltà, l'onestà, avere la voglia di dire facciamo insieme, perché una può aiutare l'altra. E questa sarebbe la cosa più bella del mondo, perché potremmo aiutare più persone. E potremmo guarire le persone, non assassinarle con le medicine delle multinazionali, con radioterapia, con chemioterapia, con combattoterapia, che sappiamo poi benissimo che sono cancerogene. Questo ragazzo è troglodita come me. Nel suo parlare io sono un'arca di scienza, lui è ancora agli inizi. Anch'io sono troglodita come lui, ma mi gestisco meglio nel comunicare con voi massa di morti viventi, perché ancora non avete capito niente. Ma in un certo senso la semplicità io credo che porterà alla risoluzione della vita e non della morte. Vi saluto. E aggiungo un'altra cosa, che se è questione di guadagnare, si può guadagnare per i luminari, per le grandi industrie, anche per quanto riguarda le macchine e le autovetture che inquinano col petrolio. Si può portare tutto nell'ecologico, tutto nel sano, e se vogliono guadagnare, non essendo esseni, possono guadagnare lo stesso, se quello è il loro scopo, ma nell'armonia del pianeta stesso e di tutti gli esseri viventi. Sono 45 anni che io aiuto le persone e, come si sa, attraverso questo ho perso tutto. Un giorno dissero ad Hitler: che cos'è la pazzia? Chi è il pazzo? Hitler rispose: pazzo è colui che ha perso tutto tranne la ragione. Io ho perso tutto tranne la ragione. E io in tantissimi anni ho dato l'informazione di guarigione a bambini, a vecchi, a giovani, a donne, anche ho curato l'AIDS, ho curato tante di quelle malattie grandissime, tra quali la leucemia, l'herpes zoster, l'herpes simplex, l'epatite C, l'epatite B e tutte le altre porcherie che i medici non curano, non guariscono. Io sono, come dire, povero in canna, perché mi hanno tolto tutto, mi hanno depredato di tutto. Ma ho una gioia e un amore infinito dentro il cuore quando una persona guarisce, quando una persona cambia programma nella sua vita e non si fa mettere più le mani addosso da nessuno, né dalla medicina, né dai medici, né dalle multinazionali. Medici che non riescono a salvare un occhio per una retinite acuta e io le salvo tutte, questa non la chiamo medicina. E tutte le altre cose che io ho fatto e loro non fanno, eppure studiano anni e anni e anni fottendo su un casino di soldi, soldi nostri, della comunità. Se tu hai un medico condotto e gli dice ho l'occhio spappolato, il medico condotto ti dice vai dal luminare. Tu vai dal luminare e il luminare ti dice beh, non ho niente da farti perché hai un edema dovuta ad una trombosi che ti sta facendo espellere il bulbo oculare. Vai a Barcellona in Spagna e fatti togliere il bulbo oculare. Eppure Salvatore Paladino le ha salvate tutte queste persone. Come la mettiamo? Cioè, che sta a significare questo?
Questa è pazzia, completa. Si bisognerebbe rivedere tutto quanto. Io ho curato me stesso quando mi hanno dichiarato clinicamente morto. Io ho guarito me stesso quando mi hanno detto un mese di vita per la leucemia. Due ospedali mi hanno dichiarato morto quando mi hanno massacrato a casa, che ero tutto spappolato, tutto accoltellato, tutto tagliato, tutto spezzato le ossa, le vertebre, abbassate la spina dorsale e la testa aperta, l'occhio spappolato, i denti li ho dovuti mettere, ero tutto tagliato, ero tutto cucito. Ma mi sono curato senza medicine, senza medici. Ora quando uno va dal medico in queste, e si passano fra di loro e ogni medico tu deve pagare fiori di quattrine, io credo che ci sia un latrocinio dietro, un business di cemento. Un grande inganno. Un grande inganno, il grande bluff. Già. Ora c'è un vecchio detto della medicina cinese. I cinesi dicono a quelli che sono ammalati: beh, se stai male devi andare dal medico. Il medico ti visiterà e ti dirà, ti darà una terapia e tu andrai nella farmacia. Ma devi pagare al medico perché lui deve vivere, perché la sua vita è quella di curare voi. Beh, quando ti darà quella carta scritta dove il farmacista ti darà quei veleni, tu lo devi pagare, gli devi dire grazie perché anche lui deve vivere. Ma appena ritorni a casa, butta tutto quanto di medicine, di terapie, di quello e quell'altro, perché anche tu devi vivere. Guarda che strana la saggezza cinese. Noi non siamo così saggi. Noi il circolo vizioso lo compiamo e in ultima analisi ci prendiamo quei veleni e ci avveleniamo di più. E siamo sempre in sospensione di vita, morti viventi, in mano a questi sciacalli, a questi assassini che non sanno curare niente. Perché non guarivano questo giovane? L'hanno tenuto anni in sospensione, anni con dolore tremendo, anni ad aprirgli la calotta cranica. La volevano aprire pure con me. Avevano già pagato l'elicottero 8.000 euro per portarmi a Palermo. E io ho rifiutato, pur essendo lì morto, che non potevo parlare, non so chi ha parlato per me dentro di me e chi ha firmato. Io non vedevo perché avevo l'occhio spappolato e la trachea e l'esofago tagliato e non potevo parlare. Eppure è successo un miracolo. Loro mi hanno fatto delle domande e io ho risposto. E poi ho firmato, con che cosa ho parlato e con che cosa ho firmato. E sono ritornato a casa mia e mi sono salvato la vita, altrimenti mi avrebbero massacrato. Questo era il loro scopo, togliermi di mezzo, perché do fastidio. Come hanno dato fastidio i grandi maestri, i grandi mistici e Gesù che l'hanno massacrato. Gli stessi che lui ha guarito e ha curato. La stessa cosa è avvenuta con me. Strano, ma io non sono Cristo, non sono nessuno. Sono un semplice giocatore da ignorante. Ma io dico questo, chiunque di voi luminari della scienza, prendete uno con herpes simplex, o prendete uno con epatite C o epatite B, ne prendete due, uno per me e uno per voi, alla stessa intensità di malattia, uno lo curate voi e uno io, e vediamo quello che succede. Voi non lo fate perché avete paura. Perché sapete che voi non riuscirete mai a curarlo perché dite che la medicina non cura. Ma io le ho curate tutte. E non lo dico io, lo dicono le persone che possono testimoniare che sono guarite. Anche AIDS. Anche l'AIDS. Sì. Tutte le... Esattamente. Ci sono tre video di un certo Daniele. 7 mesi qua è stato, gratuitamente. E tutte questo le ragazzino malattie... che hanno cacciato via dal seminario e prete. Dopo averlo ridotto in quelle condizioni, con l'AIDS, senza dargli da mangiare, da bere, né soldi né niente, l'hanno cacciato via, perché avevano paura. Io non ho avuto paura in 7 mesi a tenerlo a casa mia e aiutarlo io con le mie mani, prendendo le tisane insieme con me. Io non ho paura dell'AIDS, io non lo prendo, solo se che i massacri mi possono fare.
ma poi io ritorno. A volte ritornano. E io ritorno spesso e volentieri di nuovo sulla terra. Quindi bisogna stare attento su di me. Bene, allora oggi è il primo giorno per Enzo, che ha deciso proprio il 21 di agosto di non ritornare in Germania dai medici. Il 21, e vedremo. Il 21 di luglio. Di luglio, scusa. E seguiremo il tuo caso con un'altra testimonianza più avanti. Ok, grazie. Alla prossima. Ciao. Luisa.